I miei Pascal sono dei disegni che si chiamano così per puro caso. Ho incominciato a farli fin da ragazzino, visto che mio padre non voleva che io disegnassi donne nude o scheletri e mostri. Nascondevo tali disegni in una cartellina sulla quale c'era scritto Pascal. Questi disegni, sin dai tempi ormai lontani, sono stati chiamati da me e dai miei amici Pascal. La realtà di ogni giorno, così come mi ha sempre infastidito. Mi sono allora rifugiato nel regno della fantasia, creandomi una realtà più affascinante, nella quale fosse consentito di agire libero da ogni vincolo sentimentale o razionale. E io amo l'uomo, tanto nella sua bellissima forma, quanto nei suoi aspetti di decadenza, le malattie, la vecchiaia, la morte. Amo l'uomo come insieme di virtù e di vizi. Lo amo per la forza del suo ingegno e per la debolezza derivata dalla sua natura umana. Amo anche la natura e i suoi animali favolosi, gli insetti, rettili, pesci, uccelli. Io vedo in tutti questi animali, studiando l'anatomia comparata, tanti tratti umani quanti sono i tratti bestiali evidenti negli uomini. E infatti io i mostri non li creo, dal momento che essi già esistono e sono intorno a noi. Molti mostri siamo noi stessi. Io li amo e li disegno. Il Guardiano dell'Idea è un riuscitissimo dipinto ad olio del 1979, di media grandezza. È pubblicato nel catalogo Mutamenti, curato personalmente dall'artista nel 1981. Un uomo uccello, dal grande becco e con gli occhi chiusi, è seduto su un probabile ramo d'albero, sospeso nell'aria. Curvo su se stesso, schiacciato da una pietra spigolosa e removibile, diventa simbolo dell'umanità fragile e indifesa, oppressa e rassegnata nella profonda solitudine della vita. Al di là di ogni interpretazione psicologica o suggestione, il quadro rivela l'eccezionale capacità di invenzione di Alessandri, accompagnata da una sicura padronanza tecnica. Dietro lo sfondo di un intenso blu oltremare spicca la figura di questo personaggio arabescato, bello per forma, colori e linee. È lui il custode dell'idea che alberga nel mondo interiore dell'artista. L'universo di Alessandri è popolato da uomini i cui vizi e le cui virtù, le angosce o le paure, sono stati ingranditi dalla speciale lente del pittore, che vede ciò che spesso ad altri è precluso.